Secondo successo consecutivo per l'Albino Leffe, che vince in casa contro la Pergolettese grazie al secondo gol consecutivo di Salvatore Longo. Dopo la sconfitta contro la Triestina, la Gian Erminio torna a successo in campionato grazie alla vittoria contro il Renate. Giana che passa in vantaggio nel primo tempo con il gol di Franzoni nella ripresa. Il solito Fumagalli raddoppiamente, il risultato in cassaforte, inutile il gol nel finale di Rolando, finisce 2-1. Il Mantova vince contro il Lumezzane e diventa campione d'inverno con una giornata di anticipo. Decisivo il gol di Galuppini, ex della partita. L'Atalanta Under 23 vince sul campo della Pro Sesto 1-0 e porta a casa 3 punti preziosi per la classifica. A segno Sissé, che sfrutta l'errore di Marianucci e col sinistro fulmina Del Frate. Gol e spettacolo tra Novara e Triestina, la sblocca la squadra di Tesser con Celechin che segna di testa, ma il vantaggio dura poco perché Novara trova il pareggio con Corti. Primo tempo che si chiude sull'1-1 nella ripresa. Il Novara passa in vantaggio grazie al rigore di Scappini, che al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo batte Matosevic e porta avanti il Novara. Ma nel finale spazio alla clamorosa rimonta della Triestina, che prima pareggia con Pinotto e poi la vince con il suo capitano Malomo, che nelle vesti di bomber colpisce e batte Desjardins, finisce 3-2. Trento strapazza il Vicenza dell'ex Aimodiana. Al 20° arriva il primo gol stagionale per Arman Rada, che colpisce in contropiede con l'aiuto di Di Cosmo. Il Vicenza reagisce e pareggia con il Loco Ferrari, che segna il suo 7° gol stagionale. Trento che però dopo 2 minuti passa ancora in vantaggio, prima con Attis e poi con Anastasia, che manda tutti a riposo sul punteggio di 3-1 e costringe Diana a fare 4 cambi all'intervallo, che però non hanno portato risultati perché Petrovic nella ripresa pone fine al match siglando il 4-1, consegnando al Trento una vittoria che mancava da quasi un mese. L'Arzignano vince contro la Pro Vercelli davanti ai propri tifosi con un sonoro 3-1. Per la prima volta in stagione va a segno 3 volte in una partita. Sblocca le marcature Giacomo Parigi, che segna la sua 4ª rete nelle ultime 5 partite. La Pro reagisce pochi minuti dopo con Nepi, ma l'Arzignano torna avanti prima del duplice fischio con Lacti. Nella ripresa l'Arzignano chiude i conti con Grandolfo, consegnando i suoi la seconda vittoria nelle ultime 3 gare. Padova vince, rimane in scia del Mantova primo, battuto con un triste il Fiorenzuola. Match subito in discesa nella prima frazione grazie a Belli, che alla mezz'ora sposta gli equilibri facendo così l'1-0. Vantaggio consolidato da Liguori, che prima della fine del primo tempo raddoppia. Nella ripresa poi Portolussi realizza il 30° gol in campionato per il Padova e pone fine a una partita senza storia. Dopo un periodo complicato torna a sorridere la Virtus Verona, che vince in casa contro la Pro Patria. Succede tutto nella ripresa, il gol del vantaggio arriva dalla panchina con Begheldo. A segno per la prima volta in stagione, a meno di 15 dalla fine la Virtus raddoppia con Casarotto e torna alla vittoria dopo più di 1,5 mesi dall'ultima volta. L'unico match del girone A a finire 0-0 è stato Alessandria Legnago Salus.